Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi e Alessandro Simonetti. Oggi commentiamo un articolo dal titolo Electricity can be transmitted through the air. Infatti ci racconta l'Economist che la Nuova Zelanda, una compagnia neozelandese, sta rielaborando una vecchia idea e cercando di renderla commerciale. Questa vecchia idea viene definita il sogno di Tesla, ossia trasmettere l'energia elettrica attraverso l'aria. Sì, trasmettere l'energia elettrica attraverso l'aria era uno dei sogni di Nikola Tesla. Nikola Tesla era un inventore senza un... non era proprio uno scienziato, che ha iniziato a lavorare alla fine dell'Ottocento, 1880 e passa, per una delle varie società di Edison a Parigi. Si è poi trasferito a New York, dove ha sempre lavorato per Edison, ma non per molto tempo. E se n'è andato, diciamo, le voci dicono che se n'è andato perché Edison gli ha rubato un'idea. In realtà lui stesso, nella sua autobiografia, lui stesso Tesla, dice che se n'è andato perché la Machine Works Edison, la società per cui lavorava, non gli aveva dato un bonus che gli era stato promesso. In realtà il bonus di cui si parla è di circa l'equivalente di 10 milioni di dollari di oggi, era chiaramente uno scherzo del manager dell'azienda, che lui ha preso seriamente, quindi se n'è voluto andare. Aveva detto: chi fa questa cosa gli diamo un bonus di 10 milioni. Lui l'ha fatta e voleva il bonus, non gliel'hanno data e se n'è andato. Se n'è andato poi a lavorare per il nemico, diciamo, il concorrente di Edison, George Westinghouse. C'è ancora adesso la società da Westinghouse, fa centrali nucleari, resta un colosso, dove lavorano su un tipo di elettrificazione delle città diversa da Edison. Quindi ci sono due sistemi a quel tempo. Uno è la corrente continua, quella che veniva utilizzata da Edison. Come funziona la corrente continua? Semplicemente, diciamo, gli elettroni vengono inviati sempre nella stessa direzione, no? Quindi nella presa ci sarà un più e un meno. E nella spina ci sarà un polo caricato sempre positivamente, quindi con pochi elettroni, e un polo caricato con molti elettroni. Oppure c'è la corrente alternata, in cui è un po' come una pompa, diciamo, nei fili elettrici si spingono gli elettroni e poi si li ritirano indietro, si spingono e si ritirano indietro. Quindi quando si mette la presa, quando noi facciamo andare una lampadina elettrica attaccandola alla presa, gli elettroni viaggiano prima in una direzione e poi nell'altra direzione, è alternata. Qual è la grossa differenza tra le due? Che la corrente alternata può ammazzare, la corrente continua è più difficile che uccida. Cioè, se mettiamo le dita in una presa a corrente continua, ci prendiamo una scossa e saltiamo in aria. La corrente alternata invece ci paralizza e quindi restiamo lì attaccati finché non bruciamo come un fiammifero. Okay. Quindi, anche giustamente, Edison e altri difendevano la corrente continua perché è meno pericolosa. Westinghouse, da parte sua, difendeva la corrente alternata per il semplice fatto che era il futuro. Ricordiamo che a quei tempi gli Stati Uniti, alla fine dell'Ottocento, erano molto ma molto indietro dal punto di vista scientifico rispetto all'Europa. Cioè, la scienza si faceva in Europa, non si faceva negli Stati Uniti. Okay? Quindi Westinghouse capisce che la corrente alternata che viene utilizzata in quel periodo in Europa è il futuro, perché è molto più facile da generare. C'è quella che si chiama la guerra delle correnti negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti in quel periodo sono pieni di imbonitori praticamente, per cui da parte sua Edison ammazza elefanti con la corrente alternata, qualche decina di cani sempre con la corrente alternata. Quindi prima gli dà la corrente continua e fa vedere che non muoiono, poi gli dà la corrente alternata e fa vedere che muoiono, no, e ammazzano un po' di cani in questa maniera. Alla fine, comunque, vabbè, come si sa, vincerà la corrente alternata. Ma la cosa fondamentale è che Edison era un imprenditore e inventore. Tesla era più... era un inventore, e in quel periodo era, insomma, dire, l'inventore di punta della Westinghouse. Okay? Non era lui stesso un grande imprenditore come Edison.
Perché quindi è importante sognare la trasmissione dell'elettricità senza fili? Perché la gente moriva perché si attaccava al filo con la corrente alternata. Quindi a un certo punto, in realtà, Tesla progetta questo grande laboratorio. Tesla poi se ne va dalla Westinghouse con qualche milione di dollari odierni perché gli vende il brevetto del motore a corrente alternata e crea questo laboratorio in cui fa esperimenti per trasmettere energia elettrica attraverso l'aria. Se Tesla ha venduto a Westinghouse il brevetto del motore a corrente alternata, significa che l'ha inventato lui? In realtà non l'ha inventato lui. Come lui stesso riconosce, ci è arrivato prima un ingegnere di Vercelli, un italiano, quindi Galileo Ferraris, il quale però, al contrario di Tesla, non è ossessionato dai soldi, non è ossessionato dai brevetti, non pubblica su giornali tipo il New York Herald Tribune o come faceva Tesla, il Science and Inventions Magazine, no? Il giornale delle invenzioni e della scienza, un giornale illustrato. Ma pubblica invece Galileo Ferraris su giornali scientifici. La scienza tipicamente è aperta, quindi Galileo Ferraris inventa il motore a multifase, insomma, ne pubblica le specifiche su un giornale scientifico affinché chiunque possa utilizzarlo. Il brevetto di Tesla è un po' diverso, poi siamo negli Stati Uniti, in realtà non si sa quello che succede in Europa, come dicono entrambi Tesla e Galileo Ferraris, e quindi comunque Tesla riesce a brevettare il generatore o motore, no? Dipende poi come lo si fa andare. Torniamo un momento all'articolo dell'Economist. Qual era il sogno di Tesla? Allora, il sogno di Tesla era quello di poter trasmettere energia esattamente come adesso si trasmettono i segnali radio. Quindi un'antenna fa broadcasting, no? Trasmette segnali radio ovunque e chiunque con la radiolina si può sentire il canale radio. Nel sogno di Tesla, chiunque poteva mettere su un apparecchietto che avrebbe iniziato ad assorbire l'energia elettrica dall'aria e produrre energia elettrica, no? E fornire energia elettrica. Proprio lui dice: potremmo andare in montagna con uno zainetto, metterci là e poi attaccare la nostra presa a questo zainetto che prende l'energia dalla montagna. Quindi, come dice la società di cui parla l'Economist, la Emerald, Tesla sognava una trasmissione omnidirezionale. Ok. Quello che è stato fatto oggi, ovviamente, è una trasmissione monodirezionale. Okay. Quindi c'è una specie di tubo virtuale, in cui viaggia l'energia, le microonde, no? Che poi vengono rivelate da un'altra parte, esattamente le microonde del forno. Okay. Vengono rivelate da un'altra parte e invece di scaldare l'acqua, no? Producono energia elettrica nell'antenna che sta lontano. Perché delle microonde? Perché in realtà tutti conosciamo il laser. Prima del laser fu inventato il MASER, Microwave Amplification by. Quindi è abbastanza, è relativamente facile costruire una specie di laser, però di microonde. Immaginiamoci come le microonde del forno, che però viaggiano come un laser, quindi un tubo, no? Qual è il problema? Che ovviamente se ci passa un uccellino dentro viene cotto. Okay, poi l'uccellino ci passa in fretta, però non è carino. Quindi l'idea molto simpatica della Emerald è quella di mettere tipo dei laser come da discoteca, quindi a bassa potenza, tutto attorno a questo cilindro virtuale, per cui se un uccellino entra nel raggio di azione, entra in questo cilindro in cui viaggiano le microonde, automaticamente viene rilevato, la trasmissione viene interrotta, l'uccellino passa e la trasmissione viene ripresa. Sia la Emerald con questo cilindro, sia altre due società che vengono citate nell'articolo, che sono la Power Light Technologies, che non conoscevo, e la Mitsubishi, che è una delle più grandi imprese società al mondo, che tutti conosciamo. Queste ultime due invece utilizzano proprio il MASER. E puoi raccontare un po' di più sulla trasmissione degli impulsi elettrici?
Sì, con piacere, perché Tesla, quando ha costruito quest'antenna per la trasmissione di energia, aveva anche costruito un'antenna per la ricezione dei segnali elettrici. E la cosa divertente è che incominciò a ricevere dei segnali da Marte, secondo lui, perché riceveva del codice Morse. Però il povero Tesla non sapeva che mentre appunto negli Stati Uniti in quel periodo giocavano a cowboy indiani, insomma la scienza era abbastanza indietro, dall'altra sponda dell'oceano, dove si faceva scienza con la S maiuscola, l'italiano Guglielmo Marconi già aveva messo su una società enorme per la trasmissione dei segnali via aria, no, alle navi. Ora, un altro piccolo inciso nell'inciso. Marconi, la società, la Marconi Limited, l'ha fatta purtroppo a Londra, perché come sempre in Italia non è che c'è la fuga dei cervelli, c'è l'espulsione dei cervelli. Marconi era di famiglia nobile, quindi aveva buoni contatti, tanto buoni contatti che riuscì a inviare la propria scoperta al ministro dell'industria, mi sembra, il quale annotò sulla lettera di Marconi da mandare al manicomio. A che Marconi pensò bene di andare via da questo paese, andare a Londra, no, dove immediatamente le poste inglesi, le poste, capirono l'importanza della scoperta e lo aiutarono, gli diedero i fondi per creare poi un impero. Ricordiamo che l'Italia, io ricordo, però l'Italia ha prodotto forse, diciamo, uno dei cinque più grandi geni al mondo, okay? Che è Galileo Galilei, e ha rischiato di bruciarlo vivo, Galileo Galilei. Cioè, il libro più importante di Galileo Galilei, Il dialogo sulle due scienze, è stato pubblicato in Olanda, da quella che poi è diventata la più grande casa editrice di giornali scientifici, perché in Italia Galileo non poteva pubblicare. Fermi, che è un altro di quelli che può stare sulle dita di una mano dei più grandi scienziati mai esistiti, Enrico Fermi se ne è dovuto andare via perché sua moglie era ebrea. Okay? E in realtà l'Europa, cioè non ci rendiamo conto dell'emorragia che c'è stata all'inizio del secolo scorso dall'Europa verso gli Stati Uniti e di come veramente la scienza fosse una cosa europea all'inizio del Novecento. Non c'erano gli Stati Uniti. Cioè l'unico scienziato degno di nota negli Stati Uniti in quell'epoca è Millikan, che aveva scoperto la carica, aveva misurato, era uno sperimentale, la carica dell'elettrone. Ma tutta la scienza veniva fatta in Europa.